che vuol dire doppiare quindi non metterci la faccia in quello che fai, però essere la voce di un cartone animato, di un altro personaggio. Hai doppiato ad esempio il Sid dell'Erga Chat. Ci vuoi rispondere in siddese? Ciao, sono Siri Brani. Nessuno mi vuole bene, nessuno, nessuno sa. Vedo che non solo i bambini hanno visto l'era glaciale. Sì, pensa che la partenza fu un passo falso. Appena finita la scuola del piccolo teatro, per cercare lavoro, a Milano, ma anche a Roma, c'erano le possibilità di doppiare, appunto, no? Che non solo i film, a Milano soprattutto erano telenovelas, pubblicità, cose così. C'erano dei provini da fare, io ho fatto il mio bel provino, mi hanno segato subito. Questo è stato il mio inizio per dire che quando poi dico che non ho mai avuto porta in faccia, non è vero. E c'erano due o tre cooperative di doppiatori, due mi hanno proprio segato, no, grazie a lei con la voce, no, poi, no, non ci interessa. Un terzo, l'unici che mi hanno accettato, mi hanno fatto fare un personaggio di una telenovela che poi non ho mai visto, sudamericana, chissà se si ricorda, Siranda de Pedra si chiamava. Qualcuno si ricorda una roba così? Magari vi piaceva anche. Comunque, mi hanno fatto fare un personaggio che è morto dopo due puntate, cioè scompariva, malattia. Questo è stato il mio esordio col doppiaggio. 20 anni dopo mi è capitato di, ormai da talent, dicono così nel gergo, cioè gente un po' più famosa, mi hanno chiesto di fare appunto l'era glaciale. Io ho detto: guardate che non so, che non vi voglio far perdere tempo e pellicola, no, come si chiama, e nastro magnetico, lasciate perdere. No, hanno insistito, ho trovato un direttore doppiaggio, perché poi è bello trovare, come dicevate prima, avete citato Salvatore, è bello trovare anche non necessariamente gente famosa, ma gente brava che ti spiega e ti insegna delle cose. Io, nonostante fossi già attore, avessi già fatto un film, ho trovato in questo campo un certo Marco Guadagno, che non è famoso, un direttore del doppiaggio eccezionale, che mi ha, anche tecnicamente, sai, c'è il labiale, ci sono delle tecniche anche particolari per il doppiaggio, e corto, lungo, sono dei termini, no? Quando sento ce l'hai corto, come ti era la battuta corta, devi stare giusto, non troppo lunga, e poi. E l'esordio è stato con questo personaggio, cartone animato, con questa voce assurda, cioè questa zeppa, questo difetto di pronuncia, che io pensavo fosse un vezzo del mio direttore doppiaggio. Ho detto: facciamola così. Parlo del primo film, quando ancora non era uscito, non avevo visto neanche l'americano, niente. Poi se, mi fa sentire l'originale e parlavo guai, parlavo così. Dico: ah, è stato l'attore americano, quello originale che ha doppiato per primo Sid, a trovare questa. Beh, dico: beh, è curioso, interessante questa particolarità vocale. L'attore è John Leguizamo, non famosissimo, americano, però molto bravo. Però forse se vi cito un film, e che personaggio ha fatto, forse l'avete presente. Se avete visto Moulin Rouge, il film, lui è quello che faceva quello un po' nano, Toulouse-Lautrec. Se guardate Toulouse-Lautrec, cioè Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge in originale, in inglese, Toulouse-Lautrec parla così, cioè parla come il bradipo. Cioè questo l'attore ha un difetto di pronuncia suo. E in tutto il mondo siamo stati costretti a imitare il suo difetto di pronuncia, di quella testa di cazzo.